Ciao Andrea, come stai innanzitutto? Molto bene. Senti, sei pronto a partire? Ma c'è una paura! No, a parte gli scherzi, ho un po' di agitazione, bella, ma ce l'ho. Ok, facciamo qualche passo indietro, così mi racconti un po' questo progetto, come insomma ti è venuta l'idea, di cosa si tratterà e cosa ti appresti a fare, diciamo. Allora, io ho fatto 3 anni, qui dal 2015 ho fatto dei programmi di viaggio per la Rai, una volta a Pechino Express e poi le due spin-off, uno di Pechino Express e uno invece un viaggio a parte che si chiamava Bangkok Addicted. E questo è il primo anno, il 2018, in cui sono orfano di programma TV sui viaggi, quindi molti miei follower mi hanno scritto quanto sarebbe bello partire con te, quanto sarebbe bello partire con te. Ora partiamo. Siccome le cose scritte, i leoni da tastiera esistono, quelli che farebbero, comprerebbero, disfarebbero, adesso vediamo se io mi organizzo per bene un viaggio, se voi venite. Allora, ho trovato un'agenzia che ovviamente mi supporta, nel senso che organizza tutto, quindi io non sono responsabile neanche di me stesso, figuriamoci dei miei follower. E giovedì, quindi il 10 di maggio, parto in pulmino con i primi 20 che si sono iscritti perché ho avuto 2000 adesioni, ok? Quindi sono pazzi, praticamente ho gente per viaggiare per i prossimi 2 anni. No, vabbè, vediamo come va il primo. I primi 20 che si sono iscritti, partiamo, io ho deciso col pulmino. Basta fare fighi con gli aerei, le robe. Abbiamo il pulmino perché io voglio cantare. Tu in aereo, poi al massimo puoi applaudire, che è una cosa tremenda. Esatto, diciamo. Il pulmino si canta, quindi qual è il miglior modo per conoscere i, che puoi chiamarli follower, mi sa di sfigato, quindi io li chiamo potenziali friends. Quindi questi potenziali friends sono sicuramente psicopatici, come il sottoscritto, spero un po' di meno. Niente, partiamo in pulmino alla volta di Lubiana, Budapest e Zagabria. Si chiama Road to Budapest, ma Fabio Canino l'ha ribattezzato il Tour delle Badanti. No, scherzo ovviamente, però ci saranno un sacco di boni e un sacco di bone, perché qui lei sta contenta tutti. Quindi insomma io sono, ripeto, molto contento sia dell'adesione sia del fatto che sto per partire, però sono un po' agitato perché molte persone, molti di loro hanno scelto di partire da soli, cioè c'era l'opzione, no? Voi venire con un amico che dice sei solo in due, poi ci sono io che faccio un po' da perna. La maggior parte sono soli, quindi l'unico, cioè l'unica connessione con questo viaggio sono io. Tra l'altro molte persone vengono dalla Sicilia, comunque molti dal sud, quindi noi si parte da Milano. Io ho molta paura, cioè non paura, è una paura bella. Però insomma vorrei che le persone si divertissero. Ipotizzo che sono bellissimi, quindi almeno su quello siamo tranquilli. Poi ho il peso tolto che l'agente di viaggio parte con me, quindi io non sono responsabile, nel senso terrò banco, ma non penserò a comprare i biglietti, per intenderci, anche perché non faccio la fila alle poste, non sono proprio il tipo. Niente, no, adesso a parte gli scherzi e l'ironia, sono molto contento perché dopo 8 anni, perché io sono a livello vecchio, io sono nato, le Prede di Pina sono nate nel 2010, campo delle Prede di Pina, fa ridere dirlo, ma dal 2011, quindi sono quelli della, come si dice, prima ora. Essere ancora sul web per me innanzitutto mi fa sentire un privilegiato, perché molti ci sono stati e sono spariti, io più o meno alti e bassi, ma comunque ancora reggo il colpo. E poi mi andava molto di passare dall'online all'offline. Quindi tu mi segui, mi dici che mi ami, sono contento con noi, te. Vabbè, Già questa certo. roba qua. Ok, conosciamoci, basta. Ok, però a livello pratico, diciamo dove poi la gente può seguire questo viaggio, Allora, no? Cioè, questo perché ovviamente anche noi da casa noi vogliamo seguire, insomma, questo Allora, nostro viaggio. Budapest Horror Story si può seguire sui miei canali social, soprattutto Instagram. Quindi su Facebook c'è la pagina Facebook I Viaggi di Pina dove metterò le foto, eccetera. Però secondo me le dirette sono la roba più divertente e tutte le storie, che ne farò 200.000, quindi la gente si lamenterà. Però insomma, stiamo partendo per documentare un disagio. Anche perché diciamo che tu, a parte, vabbè, le tappe, non sei nulla delle No, persone no, che no, no, cioè, quindi esatto. è tutta una sorpresa Sì. anche per Non ho te. voluto sapere, cioè non sono andato tipo che sto sulla pagina Facebook di ognuno a vedere che faccia. Esatto, cosa che io subito avrei Invece no, fatto, certo. perché io mi piace proprio anche la sorpresa, ma faccio così anche per i viaggi io. Non mi informo mai, non compro mai le guide. Quando arrivo lì comincio a muovermi. Perché sennò se tu sai già che quel museo è pazzesco, arrivi lì e lo sapevo. Invece di andare a vedere le cose senza nessuna aspettativa, ovviamente non sono completamente ignorante, cioè ho presente un po' cosa c'è a Budapest. Però capito, non ho il planning, potrei leggerlo ma non lo leggo. Quindi arrivo lì come loro, capito? Siamo tutti disarmati, pazzi disarmati. Senti, un po' che ti occupi di viaggi, l'hai detto stesso tu, che tipo di, cioè quali cose positive hai scoperto, ecco, di queste esperienze che vorresti poi trasmettere alle persone che verranno con te in viaggio? A me piacerebbe tanto, ha promesso, io non sono un viaggiatore seriale, cioè non sono un backpacker, quelli che, no,
Cioè, voglio promuovere un altro tipo di viaggio, che andiamo a vedere un museo e dopo aperitivo. Perché? No, ti spiego questa parte di scherzi. Secondo me stare in una, per esempio, a Parigi, no? Ti siedi in un caffè, non è che se non è un monumento o non sei al Louvre non stai viaggiando. Per me stare uno per guardare i parigini che camminano è un'esperienza di viaggio. Quindi, ok, non è che andiamo lì a ubriacarci, a questo l'alibi tipo per andare, no, non dico, faremo un po' di tutto, ma anche di questa roba qua, cioè stare anche tranquilli a chiacchierare in un parco bellissimo. Invece io non sopporto chi viaggia, infatti poi diciamo quelli viaggiatori che fanno chiesa o che fanno tana, cioè ho visto un museo, cosa ti ricordi di 10 musei in un giorno? Ma io li odierei, cioè io voglio essere anche nel mood, tipo se abbiamo il viaggio organizzato, per carità, però se ci rendiamo conto che una roba non è pazzesca, non è che devo fare tutti, capito, io tanto carino, tanto rispetto, cioè è anche per esempio io un po', infatti questo è un po' strano, però è anche un po' un occhio critico e sincero, cioè ci sono, non credo che li troveremo in questo viaggio, ma ci sono delle cose che tipo che poi le vedi come non è che sia, ecco, anche ammettere che per carità tutto bello, ma comunque siamo italiani, non dimentichiamocelo mai. Esatto, sottolineiamo. Senti, viaggio dei sogni che ancora non hai fatto, che sogni di fare? Allora, mi piacerebbe moltissimo andare a Tokyo, che non sono mai stato. Però forse uno dei viaggi dei miei sogni, che è un po' strano, detto da me, io vorrei andare negli Stati Uniti a vedere, siccome sono fissato con le capitali da quando sono piccolino, c'è questo problema, che tipo quando sono ubriaco faccio le interrogazioni, scommetto, scusa la capitale di Madagascar, quelli non la sanno, prendo 5 euro, questa roba. Oh, ho un modo di guadagnare comunque. Beh, certo, ovviamente faccio la fattura. No, mi piacerebbe fare il giro delle 50 capitali dei 50 Stati Uniti. Prossimo progetto, quindi no, diciamo che ci vorrebbe un annetto e mezzo, poi con Trump diciamo che forse aspettiamo Oprah. Sì, esatto. Però mi piacerebbe vederle tutte, perché non lo so, c'ho questo desiderio. Ok, va bene, senti, ultima domanda, cosa ti spaventa di più del viaggio che stai per affrontare, cosa invece diciamo ti emoziona di più, la cosa che ti emoziona di più? Mi spaventa moltissimo che non vadano le persone d'accordo tra di loro, cioè secondo me un po' mi conoscono, quindi non penso insomma che ci tireremo i capelli, anche perché potete ben vedere. Ho paura che tra loro invece non vadano d'accordo, quindi io sto già portando piastre, phone, cose da lanciare, ovviamente oggetti contundenti che mi vieno, quindi anelli finti, patacconi, così le divido. No, speriamo che non li tiro, ecco. Invece la cosa che diciamo si è più funzionato al pensiero di affrontare questo viaggio, ho fatto un italiano però... Sì, neanche io lo so, non sono stato. No, la cosa che mi fa un po' più... non paura, però di responsabilità, è pensare che i miei follower sono di qualunque estrazione sociale e quindi che magari c'è qualcuno che quel viaggio della la vacanza, capito, quella che ha desiderato tanto e di cui ha tante aspettative, io ho la fortuna perché sono privilegiato di viaggiare tanto e quindi non mi rendo conto che magari per quella persona è il viaggio dell'anno, ok? E quindi un po' la responsabilità, un po' anche di commuovermi un po' perché quelli dico mamma avrebbe buttato i soldi, cosa parli con me, voglio mai cercare Boni. No, scherzo, no, sono molto onorato. Okay, allora in attesa di seguirti, buon viaggio, grazie, mi raccomando. Cara. Grazie, spero di tornare vivo e con tutti e 20. Soprattutto quello. Ho il terrore che rimanga qualcuno dentro qualche stanza di museo. Lo scelgo un mino, esatto. Bene, grazie. Grazie mille.